Il gioco dell'Italia è molto promettente, ma ha una debolezza intrinseca. Per dare risultati va attuato sempre. Dover giocare bene è un peso importante. Se non ci riesci, perdi, non ci sono alternative. Perché si gioca sempre alla pari e senza alchimie vince sempre il più forte. In Italia siamo stati abituati in modo diverso, non il catenaccio, ma comunque sempre una gara attenta, da gestire e vincere anche a sorpresa. Sacchi ci aiutò a cambiare nel 94, ma senza Baggio saremmo stati eliminati molto prima della finale. Stiamo ora arrivando in un mare poco conosciuto. La nostra superiorità sta nell'insieme. Occupiamo tutto il campo e puntiamo da squadra all'avversario. Non c'è contropiede, c'è solo il gioco. Con Berzot, con Lippi, ci sono state partite in cui quasi ci siamo difesi e basta. Ora questo non servirebbe più, non sarebbe sufficiente. Abbiamo lottato molto per togliercelo dalla mente. Siamo entrati nel calcio degli altri, dove con l'Italia non siamo mai stati. Ma ora vale la pena andare a vedere cosa c'è nel mondo.